non so se di paura, di vigliaccheria o semplicemente di abitudine ad avere due livelli di giustizia, quello che c'è qua dentro e quello che c'è fuori. Non so stanotte come faranno i deputati campani a dormire. Grazie. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione. Chiedo al relatore se intenda replicare. Colleghi, su che cosa, onorevole Rossomando? Allora adesso passiamo alla fase delle dichiarazioni di voto. Allora, il relatore non mi sembra sia intenzionato a replicare. Allora, passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Onorevole La Russa, prego. Presidente, io sono rimasto stupito, parlo in qualità di Presidente della Giunta, nell'ascoltare l'unico intervento che ho fatto in tempo ad ascoltare, il precedente, segnalamelo. Presidente La Russa, oltre al relatore è stato anche l'unico intervento che c'è stato. Sì, non ce ne sono stati. Quindi non me ne sono persi altri, okay. Meno male, ma non ho perso molto. Perché mi sarei aspettato gli interventi di coloro che hanno seguito il lavoro della Giunta e sono molto bravi, fra l'altro, i componenti del Partito 5 Stelle nel lavoro della Giunta, lo seguono con assiduità, lo seguono con le loro idee naturalmente, ma devo dire con assoluta correttezza. E sicuramente se avessero preso la parola uno di loro non avrebbe potuto usare gli argomenti, le espressioni che ho sentito, perché mai il lavoro della Giunta è stato così puntiglioso come in questo caso, perché ci rendevamo conto e ci siamo assolutamente resi conto che si trattava di bilanciare due pesi e due beni giuridici o comunque due beni tutelati dal nostro diritto e dalla Costituzione, entrambi importanti. Da un lato il diritto di fare delle indagini a tutto campo, da un altro lato, cari colleghi, finché esiste l'articolo 68 della Costituzione, che dice in maniera chiara, e quindi non è che c'è chi lo difende o chi no, che non è consentito intercettare un deputato, piaccia o non piaccia. Se fate una proposta per abolire l'articolo 68, qualcuno sarà a favore, qualcun altro no. Io ho avuto l'avventura di partecipare votando per l'abrogazione, per la cancellazione dei commi che una volta esistevano, il secondo e il terzo e il quarto credo che fosse, o meglio il secondo e il terzo, adesso non ricordo i commi, comunque i commi che nel 93 sono stati cancellati. Quando ci sarà questa vostra proposta vedremo come farla. Finché c'è l'articolo 68 è già una interpretazione estensiva, da alcuni almeno è considerata tale, potere intercettare i parlamentari in utenze di altri, benché parlamentari, di utilizzare fino in fondo quelle intercettazioni anche a danno del parlamentare, con la sola avvertenza non decisa dal Parlamento, ma decisa dalla Corte Costituzionale, con la sola avvertenza che non si può insistere nell'intercettare utenze di persone o chiaramente collegate al parlamentare, c'è un modo per aggirare, o dice addirittura la Corte Costituzionale con la necessità di interrompere la intercettazione nel momento in cui emergono elementi che trasformano l'occasionalmente intercettato parlamentare in indagabile o indagato. Questo dice la Corte Costituzionale, non la Giunta o il Parlamento. Allora questi sono i valori da bilanciare e li abbiamo bilanciati dicendo che a un certo punto
In questo caso specifico, a differenza di altri, c'era la prova provata, che il magistrato procedente aveva sottoposto a intercettazioni telefoniche delle utenze scrivendo. Quindi c'era la buona fede, è un errore, ma c'era anche la buona fede del magistrato, perché l'ha scritto. Intercettiamo queste persone per vedere se attraverso loro troviamo le prove nei confronti del presidente della provincia Cesaro, cioè era reo confesso in sostanza il magistrato procedente. Probabilmente, ma questo lo penso io, forse non sapeva che era deputato, pensava fosse solo presidente della provincia, può darsi, o non conosceva bene la norma o quello che la Corte Costituzionale ha sancito. Comunque sia, la Giunta ha dovuto prendere atto e l'ha preso a larghissima maggioranza, e sono certo che i colleghi del gruppo 5 Stelle che non hanno preso la parola potrebbero testimoniare l'attenzione con cui abbiamo affrontato questo tema, e alla fine abbiamo deciso che di fronte alla precisa esistenza dell'articolo 68 e alla guarentigia che questo presuppone, in questo caso specifico non si potesse, a differenza di decine di casi in cui li abbiamo autorizzati, non si potesse autorizzare l'intercettazione a carico del collega Cesaro. E anche se non ho partecipato, come mia abitudine, alla votazione, anch'io con i colleghi dei vari gruppi, di tutti gli altri gruppi che hanno preso questa decisione, me ne assumo anche personalmente la responsabilità. Grazie. La ringrazio, Presidente La Russa. Onorevole D'Ambrosio. Onorevole D'Ambrosio. Grazie Presidente. Per Scelta Civica noi riteniamo che l'accertamento della verità, a prescindere dalle cose che sono state dette da chi mi ha preceduto, non da ultimo ma anche da chi mi ha preceduto negli interventi prima ancora di quello che si è appena concluso, l'obiettivo è sempre stato quello di comunque mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria tutti gli elementi per fare gli accertamenti che devono essere fatti in un senso e nell'altro. Non c'è nessuna intenzione o volontà da parte del segmento politico che in questa fase della nostra vita noi stiamo rappresentando, e quindi ritengo che davvero soltanto un giudizio completo in un senso o nell'altro